Istituire la tassa di soggiorno a Gioiosa Marea. Di questo si parlerà nell'incontro promosso dal neocostituito Consorzio Turistico Perla del Tirreno di Gioiosa Marea, che ha indetto per martedì 27 maggio un incontro aperto a tutti gli imprenditori turistici. Alla luce di quanto comunicato dal sindaco Edoardo Spinella sulla volontà del comune di istituire l'imposta di soggiorno, si legge nel comunicato dell'associazione, a firma del presidente Davide Catanzaro, il Consorzio Turistico Perla del Tirreno, già rappresentativo di alcune delle principali strutture ricettive del territorio, intende promuovere un incontro aperto a tutti gli operatori del comparto turistico al fine di definire una linea comune da perseguire con l'amministrazione comunale. Che si sia favorevoli o contrari, la riunione consentirà di approfondire meglio la tematica al fine di presentare una proposta chiara all'assessore al turismo, nonché sindaco Edoardo Spinella, che, scrive ancora il presidente del consorzio, si è reso disponibile a concordare con gli operatori del settore la regolamentazione dell'imposta. L'incontro di martedì prossimo si terrà nei locali del Residence Villa Giulia di Calavà alle ore 21. Tutti i comuni italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno, un vero e proprio tributo che prevede un supplemento di pagamento per ogni pernottamento in alberghi, bed and breakfast e altre attività ricettive e che il cliente paga direttamente alla struttura, ma che si riversa nelle casse del comune. Il gettito dell'imposta è destinato prevalentemente a finanziare interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero di beni culturali e ambientali locali e servizi pubblici locali. Ma c'è anche chi intravede lo spettro di un visitatore che è pronto a scappare verso altre mete, anche più organizzate e con più servizi.